Un innovativo metodo da utilizzare nella lotta contro il carcinoma squamo cellulare nella testa e nel collo è stato presentato questa mattina a Biogem, il meeting organizzato dal professor Michele Caraglia, responsabile dell'area di ricerca oncologia molecolare e di precisione dell'Istituto Dariano Irpino, ha mirato a far conoscere i risultati di un progetto di ricerca inserito nell'ambito del POR Campania, cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania. Un vero e proprio smart test, quello presentato questa mattina, oggetto di un anno di studi per i ricercatori di Biogem, sfociati in un kit diagnostico basato sulla rilevazione di marcatori di superficie su vescicole circolanti. Attraverso, diciamo, un nanosensore che sarebbe, diciamo, una specie di supporto, diciamo, di carta, però fatto, diciamo, in dimensioni nanometriche, quindi molto molto piccole, che sono, diciamo, sensibilizzate con particelle di oro e che permettono praticamente il riconoscimento direttamente da una goccia di sangue, ovviamente del paziente, la presenza di queste vescicole circolanti che hanno caratteristiche totalmente diverse rispetto ai soggetti sani. Quindi attraverso, perché sono ricoperte da proteine che sono espresse, quindi sono presenti nelle cellule tumorali. Siccome le cellule tumorali secernono queste vescicole, le vescicole circolano nel nostro sangue, noi attraverso questo piccolo supporto, un po' come il test della gravidanza oppure il test del Covid a cui siamo stati abituati noi, è possibile, attraverso lo sviluppo di una fluorescenza o di un colore, di andare a determinare la presenza di queste vescicole. Ovviamente questi sono dei dati, diciamo, preliminari. C'è la necessità praticamente di validare praticamente questo tipo di nanosensore su un'ampia popolazione, magari anche con etnie diverse. Si sentirà sempre di più parlare di telemedicina, ha detto invece il direttore scientifico dell'Istituto Irpino, Giovan Battista Capasso. Non è una novità che attualmente le tecnologie di avanguardia, soprattutto nel campo della bioingegneria, sono entrate fortemente nella vita pratica dei nostri pazienti per diciamo, affinare l'assistenza, per predire alcuni eventi, per fare anche telemedicina. E questo sapete che nel campo del PNNR la telemedicina rappresenta uno dei target migliori e questo biosensore può andare in questo senso, la capacità di poter in qualche modo attraverso una tecnologia avanzata determinare alcune particelle che possono essere addirittura rilevate a distanza rappresenta un qualcosa che sentirete sempre più frequentemente parlare nel campo di medicina.